Spatuzza, mi sente? Sono sempre il dottore Lombardo. Sì, buongiorno, dottor Lombardo. Buongiorno. Io vorrei approfondire un paio di temi che lei ha introdotto già nel corso della precedente udienza, quando ha fatto riferimento a Mariano Agate, si ricorda? Sì, esatto. Possiamo partire da lì, ecco, anche per aiutare la sua ricostruzione. Ci rispieghi brevemente chi è Mariano Agate, quando lei lo ha conosciuto, quando ne ha sentito parlare, in quali occasioni è stato evocato, proprio per riprendere da quell'argomento che lei ha già in parte affrontato. Come Mariano Agate io ne ho sentito parlare mentre trascorrevo la latitanza lì nel Trapanese, anni 96-97, ne ho sentito parlare non mi ricordo come si chiamavano i due soggetti lì, Mariano Asaro, sì. E c'era un altro soggetto che trascorreva la latitanza lì assieme a noi. Perché venne fuori il riferimento a Mariano Agate? Perché il Lazaro mi diceva un po' che c'era la possibilità attraverso la massoneria nell'occasione riferimento a Mariano Agate un po' di sistemare un po' la questione delle questioni processuali o che erano a disposizione, una cosa del genere. Quindi sostanzialmente lei dice si fece un riferimento a soggetti che lei dice essere massoni per intervenire sui processi. Esatto, che erano anche a disposizione. A disposizione, ma questo intervento doveva... Mi scusi, era un filone che è riconducibile a Mariano Agate. Sì, ma questo intervento doveva avvenire in Sicilia o doveva avvenire in Cassazione? Ma non ricordo adesso se c'era già un riferimento specifico, però che questi erano a disposizione e che era lo stesso filone di Mariano Agate, questo lo ricordo benissimo. Lei ricorderà che nella scorsa udienza a un certo punto lei fa riferimento ad una vicenda processuale che aveva visto coinvolti anche gli amici calabresi. Sì, esatto. I 500 milioni in due tranche, si ricorda? Sì, questo noi eravamo nel carcere di Tolmezzo, sì. 97-98. No, eravamo di lì poco arrivati, mi sembra sia il 98. Sì. Come primo gruppo di passeggio sono assieme a Giuseppe Graviano, di cui di lì a pochi giorni è arrivato Mariano Agate assieme a un altro del Trapanese. E il Graviano Giuseppe venne a esternare quella che proprio lui cercava, perché gli aveva dato una o due botte di 500 milioni, quelle che siano delle vecchie lire. Sì. Volevo capire questo riferimento agli amici calabresi, perché lei già la volta scorsa faceva riferimento ai Molè Piromalli. Mi spiega meglio? Come i Piromalli, nel riferimento che... tra l'altro lì anche c'era Mommo Molè, che questi erano amici nostri, nel senso riferimento ad esempio su quello che erano i napoletani, per quello che erano la famiglia Nuvoletta, per quello che erano persone riconducibili a noi. Intende che fossero quindi persone che facevano parte di Cosa Nostra pur operando in Calabria e in Campania, questo sta sì, dicendo? Diciamo che, sì, come persone uguali a noi, se così possiamo considerare. Ah. Ora, in relazione a questa vicenda specifica, io ho qui davanti il suo verbale dell'8 ottobre 2013, lei così dice... In particolare si trattava di aggiustare questo processo in Cassazione e Giuseppe Graviano mi spiegò che gli amici calabresi, in particolare il riferimento era la cosca Molè Piromalli, si sarebbero mossi su richiesta di Mariano Agate. Quindi le chiedo, è a conoscenza di rapporti diretti tra Mariano Agate e i Molè Piromalli
per quello ovviamente che lei ha appreso anche da persone diverse rispetto a Giuseppe Graviano? Sì, sì, Giuseppe Graviano mi ha raccontato questa cosa, c'erano uno o più processi lì in Cassazione, quindi attraverso noi Marian Agate con le amicizie che lui aveva con questi calabresi, nel riferimento alla famiglia Peromalle, diciamo che c'era la questione di aggiustare questi processi. Adesso non mi ricordo quali siano il riferimento dei processi in Cassazione, ma credo che sia quello al Marian Agate di cui ho citato nella scorsa udienza, o lo stesso Golden Market. Quindi gli anni in cui questo discorso avviene sono quelli relativi al vostro ingresso nel carcere di Tolmezzo, quindi eravate arrivati da poco, le ricorda? Sì, da poco, perché da pochi giorni, tre o quattro giorni prima noi siamo arrivati da Marian Agate, l'altro soggetto del Trapanese. Mi spieghi meglio un'altra cosa. Ma in passato, per quello che lei sa, rispetto, diciamo, all'episodio di cui stiamo parlando, o anche successivamente, Cosa Nostra era riuscita ad aggiustare dei processi in Cassazione? Ma guardi, per quello che mi vede a me coinvolto, il processo quello che si è il Golden Market. Era stato aggiustato? C'è un'anomalia, perché il discorso che... dietro indicazione di Giuseppe Graviano io ho ricusato il presidente nell'ultima udienza, loro sono stati tutti condannati, a me mi è stato rifatto il processo e di cui sono stato assolto. Cosa che venne poi utilizzato l'incassazione per buttare a terra il processo del Golden Market. Non so che cosa che poi è avvenuto. Ovviamente la ricusazione è avvenuta a Palermo, quella che lei ha fatto. Sì, sì, l'ultima udienza del processo Golden Market. Che era la Corte d'Assise di Palermo? Sì, esatto. Quindi lei, in relazione a questa vicenda, ovviamente non ha certezze, ma ritiene che possa essere successo qualcosa di strano? Sì, l'anomalia, perché pensi un po', pensate un po', arrivare 12 gastoli confermati in secondo grado, di cui... c'erano le chiamate da Giovanni Trago e da altri collaboratori, quindi arrivare lì e buttargli un processo a terra, certo che secondo me l'anomalia esiste. Le ho letto quel passaggio del suo interrogatorio dell'8 ottobre 2013, perché lei in quella data dice con certezza che il processo è Golden Market. Lei dice questo processo e fa riferimento a Golden Market. Sì, sì, l'unica anomalia di cui io ho avuto conoscenza e percezione, diciamo, che sia quello del Golden Market. Lei ha conoscenza se i Graviano o altre famiglie di Cosa Nostra si fossero rivolte ai calabresi anche in relazione ad altri processi oltre a questo? No, adesso non ricordo. Non ricorda. Quindi l'unica vicenda che lei vive di questo tipo è quella che ci ha raccontato? Sì, esatto, è vissuta direttamente. E ricorda con certezza che le famiglie calabresi a cui si fece riferimento erano i Molepi Romalli. Sì, perché al di là di una conoscenza storica che poi si evolve nel tempo, ma nella certezza, nello specifico di questo incontro con Giuseppe, il riferimento era alla famiglia Peromalli. Senta, torniamo ad Agate, perché lei la volta scorsa si è soffermato su di lui definendolo massone. È così? Sì, esatto. Ci spiega meglio che cosa significa questo riferimento alla massoneria, visto che stiamo parlando di un capo di Cosa Nostra? Guarda, è dalle tematiche che io non ho avuto conoscenze profonde su questo tema, però ci sono dei passaggi, ad esempio di Maria Nazaro, di cui mi indica nello specifico il Marian Agate come persona, diciamo che no,
chi ha avvicinato la massoneria, ma tanto tale di essere un componente, un membro che sia. Quando noi parliamo di massoneria, lei che cosa intende, Spatuzza? Ma guardi, per quello che era all'epoca, per me era un argomento un po' terreno che io non avevo nemmeno mai sfiorato, per quello che siano le mie conoscenze. E quindi quando le dicevano Agata è massone, lei che cosa immaginava? Qual era l'idea che lei si era fatto? Che cosa significava? No, di questa entità, sporadicamente ne avevo sentito parlare, però non avevo mai approfondito la cosa di quello che sia nelle sue caratteristiche un massone. Un massone mafioso in questo caso? Sì, a quel punto diciamo che per quello che era la mia conoscenza di Mariana Agata, a quel punto possiamo considerare e dire benissimo a tutti gli effetti che Mariana Agata, uomo d'onore della famiglia di Marsala, mi sembra, comunque del Trapanese, e a quel punto con un ruolo ancora più specifico di quello che sia massone. Ce n'erano altri soggetti di Cosa Nostra che facevano parte della massoneria oltre ad Agata? Ma di un colloquio all'epoca con Vittorio Tutino, mi sembra che abbiamo accennato del dottor, adesso non mi viene il cognome, comunque ne ho citato la scorsa udienza di questo. Dottore Pennino? Soggetto. Sì, Pennino, il collaboratore di giustizia, sì. Quindi anche Pennino risultava essere massone? Sì, per quello che quello che mi riferiva a Vittorio Totino, perché come ho spiegato bene nella scorsa udienza, cercavamo che c'era la possibilità lì in Croazia di utilizzare il Pennino come una base dove trascorrere un po' la latitanza, di cui da questo colloquio ne uscì fuori che diciamo era una persona lui legata alla massoneria. Quindi quando parliamo di Pennino massone parliamo diciamo della stessa massoneria di Mariano Agata? Questo io non lo so dire, però visto che la famiglia, noi siamo di Brancaccio, loro del Trapanese, non so se sia riconducibile agli stessi soggetti di cui fa riferimento l'Agata. Ad un certo punto lei nel verbale dell'8 ottobre 2013, sempre in relazione a Mariano Agata, dice che per quello che lei ha appreso dai Graviano e diciamo da altri esponenti di Cosa Nostra, Mariano Agata è l'anello di congiunzione tra Cosa Nostra e l'Andrangheta. Sì, queste sono le sue espressioni dell'epoca. Sì, no, li confermo parola per parola, sì. Me la spiega meglio questa, come le devo dire, questa affermazione, questa definizione che lei dà di Mariano Agata, anello di congiunzione? Perché per, ad esempio, punto di riferimento per quello che sia un contatto diretto, noi transitava tutto attraverso il Mariano Agata, quindi per noi è un anello di congiunzione tra noi e i calabresi, nello specifico i Piromalle. Non possiamo diminuire il ruolo di Mariano Agata con un semplice faccendiere, cioè, come una persona per la sua carismatica che aveva, possiamo dire che noi arrivavamo ai calabresi attraverso il Mariano Agata con i Piromalle riferimento. Quindi lei dice c'era un anello di congiunzione che passava da un soggetto che era allo stesso tempo mafioso e massone. Sì, esatto. Ma il fronte calabrese con cui si interfacciava Cosa Nostra attraverso Mariano Agata aveva le stesse caratteristiche? Anche i Mole Piromalli, per quello che lei sa, erano mafiosi e massoni? No, questo mi sembra che non mi è stato detto mai. Credo di no. Poi sì. Non so effettivamente. Quindi a lei non è mai stata detta questa cosa? Non lo ricordo, ma credo di no. Ha mai conosciuto esponenti di 'Ndrangheta che le sono stati presentati come massoni? No, credo di no. Credo di no. Lei massone non era, questo non gliel'ho chiesto, ma forse... No. No.
all'interno della famiglia di Brancaccio ce n'erano di massoni mafiosi allo stesso tempo? No, credo di no, e che io ne sappia, no, no. No. Tranne questo rapporto che con il Pennino. Con Pennino. Pennino che poi diventa collaboratore di giustizia, lei questo lo sa? Sì, esatto. Sì, sì. Stiamo parlando di quel Pennino. Sì, il collaboratore di giustizia. Sempre a riferimento di sempre in relazione a Mariano Agate, lei racconta un particolare che lega Mommo Molè ad Agate e parla, come le dicevo la volta scorsa, di venerazione. Stesso rapporto lei riferisce a Pasquale Tegano e a Franco Cocotrovato. Sì, esatto, sì, sì, confermo. Che cosa ha visto, per qualificare in questi termini, diciamo, il rapporto di questi tre soggetti di 'Ndrangheta con Mariano Agate? Ecco, le chiedo di specificare meglio da cosa deriva questa sua, come le devo dire, ricostruzione. Ma diciamo, se il Mariano Agate, perché cosa era avvenuto? Che io mi trovavo a primo piano lì, quando sono arrivato ad Ascoli Piceno. Lui si trovava a secondo piano, quindi mi ha imposto di scendere a passeggio, anche se eravamo in gruppi diversi, perché mi doveva presentare alcune persone, ad esempio il dottor Guttadauro, che io non conoscevo come uomo d'onore. Mi doveva presentare gli uomini d'onore del primo piano, ad esempio altri soggetti siciliani che erano uomo d'onore, che era giusto che formalmente lui mi presentasse, anche perché loro gli chiedevano di presentarmi con me, per quello che io rappresentavo. Mi perdoni, ma voi non eravate al 41 bis? Sì, sì, però c'era questa possibilità dei passeggi di poter comunicare. Anche se eravamo di gruppi diversi, non solo di gruppi diversi, ma anche di piani diversi. Quando sono salito io nel secondo piano, sono stato trasferito dal primo piano al secondo piano, lì mi trovo nella stessa ala del Mariano Agate, del dottor Guttadauro, e di lì, anche se gli uomini d'onore erano pochi, ad esempio Guttadauro, no, era quello al primo piano, quindi quando lui mi presenta Franco Trovato, non me le presenta come uomini d'onore, però mi dice che in un certo qual modo sono come noi. Non so se sono stato chiaro. Sì, sì, sì. Cioè, lei sta dicendo, ve li presenta come soggetti legati a Cosa Nostra anche. Sì, mentre ad esempio nel Guttadauro là viene la presentazione da uomini d'onore, no? Sì, sì, sì. Con quelli non mi può dire lui che sono uomini d'onore di Cosa Nostra, però rappresentano la stessa Cosa Nostra. Ho capito. Quindi lei percepì... Anche se loro rappresentano l'Ndrangheta, perché hanno degli usi un po' più particolari rispetto a Cosa Nostra. Lei a ritroso, diciamo, oggi la invito a fare questo sforzo, ricorda se le parlarono mai di queste famiglie, i Graviano, ad esempio i Tegano, i Cocotrovato, i De Stefano, perché poi Cocotrovato è un De Stefano. Sì, però questi io questi soggetti li conosco lì ad Ascoli Piceno, mentre con... lì a Tolmezzo non abbiamo mai approfondito questa cosa delle famiglie calabresi. Ho capito. Lo stesso discorso vale anche per Arena? Sì, sì, che erano persone ai pari per quello che era la nostra caratura, di quello che sia un uomo d'onore di Cosa Nostra, riferimento a Arena e le persone citate poc'anzi rappresentavano come livello la stessa qualifica di uomini d'onore. Senta, poi la volta scorsa lei, diciamo, nella parte introduttiva del suo esame
ci spiega che lei viene combinato solo nel momento in cui deve assumere il ruolo di capomandamento, è così? Esatto. Anche se in precedenza, quale uomo di fiducia dei fratelli Graviano e di Giuseppe Graviano, lei ha già un ruolo di grande peso in Cosa Nostra, sì, sì, palermitana. Sì. E a un certo punto, sì, la invito, diciamo, a chiarire questo passaggio, e faccio sempre riferimento al verbale dell'8 ottobre 2013, lei dice che non essere stato combinato le consentiva di operare in maniera più efficace, cioè in modo coperto e discreto. Sì, praticamente che cosa significa, avveniva? Questo? Sì, significava che io nel pianeta Cosa Nostra nemmeno ero un satellite che orbitava attorno, cioè ero sconosciuto a tutti. Quindi ero estraneo a tutto quello che riguardava Cosa Nostra. E porto un riferimento che può essere molto incisivo. Prego. Ad esempio, quando abbiamo purtroppo sequestrato il piccolo Giuseppe Di Matteo, sì, in quella circostanza c'erano degli ordini ben specifici dettati da Giuseppe Graviano di indossare tutti dei passamontagna. Non anche da utilizzare per il bambino, ma soprattutto con i soggetti che dovevano prendere in consegna il bambino, nello specifico Giovanni Brusca e tutta la sua squadra. Quindi tanto io come tutti quelli che abbiamo operato in questa bruttissima storia del bambino, abbiamo indossato il passamontagna perché eravamo noi sconosciuti per quello che era il sistema di Cosa Nostra. Non so se sono stato chiaro. Sì, è stato chiaro. Io vorrei che però specificasse, diciamo, in maniera più netta un concetto. Cioè, lei sta dicendo che all'interno di Cosa Nostra c'erano gli uomini d'onore formalmente intesi, quindi i cosiddetti combinati, giusto? Sì, sì, sì. E sì, accanto, esatto, agli uomini d'onore combinati c'erano altri appartenenti di Cosa Nostra che combinati non erano, ma che erano certamente organici alla struttura criminale di tipo mafioso. Organici a tutti i livelli per quello che era il crimine. Non stiamo parlando di danneggiamenti. Ad esempio io purtroppo pur non essendo combinato, avevo sulle spalle 12 stragi, 7 stragi, quelle che siano. Purtroppo mi piange il cuore toccare questi punti perché sono molto dolorose tutt'oggi a me per la mia persona. Una cinquantina di omicidi, pur non essendo combinato. Quindi mi ponevo io ai pari di quello che sia un Fifetto Cannella o Cristoforo Cannella, se pure era combinato. Ho capito. Visto che lei operava in maniera effettiva per conto di Cosa Nostra e dei suoi capi, le chiedo, lei era a conoscenza che c'erano soggetti combinati che operavano insieme a lei? Sapevo che c'era questa cosa all'interno di Cosa Nostra, di cosiddetti uomini d'onore, un po' perché facevo parte di quella famiglia, quindi sapevo delle cose, però la stessa cosa che io non ero combinato, quindi, ma sapevo che c'era la questione della gerarchia e dei uomini d'onore e quant'altro. Lei chiese mai a quelli che erano i suoi capi dell'epoca: ma come mai, dice, mi fate consumare tutte queste azioni delittuose e poi non mi fate uomo d'onore? No, guardi, per questo posso dire che non ho mai mirato o aspiravo a delle cose più, ad avere delle medaglie appese sul petto o quant'altro. Come la posso dire? Lei non ci teneva al riconoscimento formale, questo sto cercando di dire. No, perché
Ho consegnato la vita nelle mani di questi signori che ne hanno fatto carne da macello. Non ho mirato mai a delle ricchezze personali, che non ho niente, e grazie a Dio, viva Dio, che non ho niente, non ho posseggo niente. Quindi io ho dato la mia vita ad occhi chiusi e ne hanno fatta carne di macello. Mi perdoni, Spatuzza, mi faccia capire ancora un'altra cosa. In sostanza, lasciamo perdere la forma. In sostanza, che differenza c'era tra lei, non combinato, e un uomo d'onore all'interno della stessa famiglia? La sostanza è nulla, perché ad esempio io, non combinato, arrivo purtroppo al Golden Market con 10 omicidi sulle spalle, Fiffetto Cannella arriva con uno, cioè lui è uomo d'onore, questo un po' per fare il paragone. Quindi lei quindi dice, nella sostanza, sì, nella sostanza non cambiava niente. Fin quando io operavo in virtù della famiglia mafiosa di Brancaccio e mi muovevo dentro il territorio di Brancaccio, mi muovevo con quei poteri, ad esempio, di uomo d'onore, anche se non lo ero a tutti gli effetti. Okay. Il problema si poneva quando io dovevo andare, ad esempio, quelli che confinavano a Brancaccio, ad esempio la Guadagna, non potevo andare perché non ero conosciuto come appartenente della famiglia mafiosa di Brancaccio. Quindi sostanzialmente, diciamo, la differenza c'era solo quando lei doveva sconfinare rispetto al territorio in cui operava, diciamo, come appartenente alla famiglia. Questo sta cercando, sì, esatto, di dire. Sì, 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 esatto. Perché non poteva presentarsi come uomo d'onore. Non, al di là che io non avevo la qualifica, ma nessuno mi poteva autorizzare a me a andare a cercare un uomo d'onore, ad esempio, della Guadagna o di Santa Maria di Gesù. In quanto tale io non ero uomo d'onore. Ovviamente lei da non combinato, quindi non uomo d'onore riconosciuto, aveva operato ovviamente anche fuori Palermo, questo ce l'ha raccontato tante sì, volte. Sì, sì. Sì, però sempre in una questione di anonimato, se così possiamo dire. Quindi quando abbiamo operato fuori erano questi soggetti che salivano da Palermo e non sapevano più nulla di tanto. Mi spieghi un'altra cosa, i suoi referenti, lei ci ha detto che principalmente il suo referente, il suo superiore, chiamiamolo così, gerarchico, era Giuseppe Graviano. Quindi non dovevano palesare la sua identità, la sua appartenenza a Cosa Nostra, questo sta dicendo. Sì, esatto, ad esempio io sul mandamento di Brancaccio mi muovevo e facevo e spacevo sempre dietro indicazione per tutto quello che era il ruolo di uomo d'onore, e quindi attraverso delle indicazioni che mi venivano date di volta in volta per quello che poi nel tempo rappresentava il mio referente per quello che era il crimine, Giuseppe Graviano. Oltre a lei, in questa stessa condizione, in quel periodo storico, o ovviamente anche in altri momenti, chi c'era? Di uomini che operavano molto, che avevano, diciamo, la fiducia dei vertici della famiglia, ma che non erano combinati. Chi c'era oltre a lei? Ma posso citare Giuseppe Battaglia, lo stesso fratello Battaglia, mi sembra che non sia uomo d'onore. Posso citare ai fratelli Tutino, Vittorio e Marcello, e adesso non, a meno per quello che sia la famiglia di Brancaccio, e Cosimo Lo Nigro nel tempo, Francesco Giuliano, pur non essendo poi Salvatore Rigoli, Giacalone, quindi un bel po' di persone, pur non essendo uomini d'onore, però avevano delle mansioni per quello che riguardava
in tutti gli effetti un uomo d'onore. Lupo Cesare com'era? Ma non mi è stato mai detto nulla in ciò, anche se lui si muoveva per conto, per nome di Graviano, perché quando si muoveva lui, si muoveva o Giuseppe Graviano o Filippo Graviano. Quindi, tra l'altro, quando lui si presentava come Graviano, che nessuno di noi mai si è permesso fare una cosa del genere. Ci spieghi meglio, che vuol dire si presentava come Graviano? Perché aveva come un familiare particolare... come familiare. Prego? Dico, perché aveva questa particolare abilitazione? Perché diciamo che da tutti noi era la persona un po' più, non so, una questione di affetto, ma credo di no. Comunque era una persona che aveva le chiavi di tutte le porte, se così possiamo dire. Quindi operava come se fosse un Graviano, lei sta dicendo? Sì, esatto. Senta, chi erano gli uomini di fiducia di Lupo Cesare? Di maggior fiducia, ovviamente. Maggiore c'era il cugino dei fratelli Graviano, Giovanni Asciutto, poi c'era il cognato Fabio Tranchina. Diciamo queste erano le persone, per quello che mi costava direttamente, le persone molto legate, al di là poi anche della parentela, il Tranchina. Molto legate a chi? A Graviano o al Lupo? Come parentela a Lupo Cesare e diciamo che anche alla famiglia Graviano. Senta Spatuzza, lei ha mai conosciuto un tale Torregrossa? L'unico Torregrossa è quello di Roccella, che io ricordo bene, che questo Torregrossa ha subito un attentato, mi sembra. Se è lui la persona come Torregrossa, adesso non so. Che cosa ricorda di questo Torregrossa, oltre al fatto che ha subito un attentato, che attentato ha subito, come si collocava in Cosa Nostra, ovviamente se si collocava in Cosa Nostra? Sì, era una persona vicina alla famiglia, adesso non so, e credo che sia un d'onore, della famiglia di Corso dei Mille Roccella, quella guidata da Mangano, diciamo Mangano, anche se tutti gli effetti il responsabile era il dottor Guttadauro. Praticamente questo ha subito un attentato. Quando? Che attentato? Dove? Gli hanno suonato a casa e hanno tentato di ucciderlo davanti a casa. In quali anni? Parliamo noi 89, 90, adesso non ricordo, no, io ero sposato, quindi intorno agli anni 90, credo, sì. 89, 90 credo che siano gli anni. Quindi cosa è successo? Che non lo hanno ucciso, grazie a Dio. Quindi cosa avviene? Che quando sono scappati, è scappato, hanno riconosciuto un soggetto vestito di nero, con le somiglianze a quello che sia il coso, il Ciccio Tagliavia. Quindi questo è l'unico Torregrossa che lei conosce? Sì, esatto. Senta Spatuzza, lei è in grado di dirci, se lo ricordo ovviamente, se lo ha mai saputo, Graviano da latitante che spostamenti facesse? Da chi si facesse accompagnare? Se si muovesse anche da solo? No, quando lui si muoveva, diciamo che le persone che si curavano un po' di tutti gli spostamenti era il Fabio Tranchina e anche Giorgio Pizzo. Quindi erano loro gli autisti, gli accompagnatori? Sì, ma più il Tranchina che il Giorgio Pizzo. Giorgio Pizzo veniva utilizzato molto spesso, ad esempio, per
battere la strada, no? Andare avanti e casomai qualche problema comunicare al tranchino. E di spostamenti che Graviano facesse senza accompagnatori? Io l'ho incontrato parecchie volte, anche senza accompagnatore. Ad esempio abbiamo trascorso dei weekend sul Trapanese assieme, è venuto da solo a prendermi in macchina, o abbiamo fatto diversi incontri anche che è venuto lui da solo. Questo in che epoca? E parliamo noi 92-93, è l'incontro quello del Done di cui io non ho visto con chi lui è arrivato. Senta, lei ha mai sentito parlare di un tale Taormina? Taormina, se noi parliamo di un tale Taormina, che questo sarebbe un cugino di della mia ex moglie, Costantino mi sembra, sì Costantino, di cui poi nel tempo ho saputo che lui gli aveva intestato un telefonino o qualcosa del genere, però non sono a corrente se lui ha curato anche la latitanza di Giuseppe o Filippo Graviano, ma credo di no. Mi perdoni, quindi lei conosce questo Taormina Costantino? Mi ha detto che è un parente della sua ex moglie che si chiama? Costantino Taormina, sì. Mi ha detto che è un parente della sua ex moglie. Ho capito bene? Sì, però, mi scusi, perché se lui fa Taormina, sì, il cognome si Taormina, sì. Sì. La sua ex moglie come si chiama? È Mazzola Rosalia. Quindi lei ha sentito nominare questo Taormina, ma non è in grado di dirci, diciamo, se avesse un ruolo in Cosa Nostra e quale ruolo avesse? Esatto. Perché lei fa spontaneamente riferimento a un telefonino che gli è stato intestato? Perché dopo l'arresto dei fratelli Graviano mi sono stati chiesti soldi per l'avvocato di dare a questo Taormina. Da chi le sono stati chiesti? All'epoca mi sembra da Franco Vescuso, un barbiere di Brancaccio. Spieghi meglio, perché capisco che lei magari tante cose le dà per scontate, ma a noi servono i particolari. Quindi allora vengo dalla Resta di Graviano. Sì, esatto. Siamo nel gennaio 94. Sì, esatto. Sì. Quindi cosa avviene? Sono stato contattato da questo Franco Viscuso, il barbiere di Brancaccio, di cui mi poneva un problema di questo Costantino, che tra l'altro era anche mio parente. E che problema le poneva? Poneva un problema che gli avevano trovato addosso, non so se alla fidanzata all'epoca di uno dei fratelli Graviano, a Giuseppe direttamente, un telefonino intestato a lui. Sì. Quindi mi diceva che aveva problema per pagare l'avvocato, quindi un po' facevano riferimento a me queste persone di Brancaccio, come mi sembra che ancora non avevo nessun ruolo come capofamiglia. Comunque mi chiedevano soldi da fare avere a questo Costantino, ma siccome io nemmeno sapevo la storia del telefonino, gli disse di andare a cercare i familiari o qualcuno riconducibile a loro, perché io tra l'altro nemmeno ero in condizione di dare dei soldi, e poi era una storia che a me non apparteneva. Quindi lei dice: arrestati Graviano, si risale a questo telefonino, si arriva a Taormina Costantino, questo soggetto si rivolge a lei per avere... No, tramite il discorso. Sì, tramite il discorso, sì. Questo perché soggetto non intendevo... Mi scusi. Prego. Mi scusi, dottore. Non siete rivolto direttamente a me, pur essendo cugino, perché era una storia che io non conoscevo, altrimenti sarebbe venuto direttamente certo, a me. Quindi non è lui che si rivolge direttamente a lei, ma viene un'altra persona e le chiede soldi per Taormina, giusto?
Sì, per l'avvocato. Oh, le chiede soldi come Gaspare Spatuzza o le chiede soldi come soggetto di vertice del mandamento di Brancaccio? No, siccome in quel periodo c'era un voto assoluto, quindi un po' le persone che ho invitavano attorno a noi facevano riferimento a me come personalità di quello che potesse rappresentare. Quindi sta dicendo che Taormina sostanzialmente operava in quel contesto mafioso, se avevano chiesto soldi a lei. Sì, non operava perché, almeno stiamo parlando in quell'epoca, poi non so negli anni cosa potrebbe essere successo, però per quello che in quel contesto lui non aveva nessun ruolo, sa perché il discorso che gli avevano dato il posto di lavoro a questo, perché loro agivano così, niente facevano niente per niente. Avevano dato il posto di lavoro a questo Taormina, che sarebbe mio cugino, sì. E poi gli hanno imposto, come facevano un po' con tutti, delle cortesie che quello non potevano venire. Sia chiaro, io ti do, ma tu mi devi dare. Come? Io ti do, ma tu mi devi dare. Questo è il rapporto che loro avevano come concetto di amicizia o di fratellanza. Ovvio. Loro chi però gli avevano trovato il posto di lavoro? Quando dice loro, a chi si riferisce? Posto di lavoro, diciamo, la famiglia di Graviano gli ha dato un posto di lavoro lì a pulire i vagoni ferroviari in una ditta che aveva un subappalto lì alla stazione centrale. Ovviamente. Prima è stato assunto a Messina. Mi spieghi. Una ditta che operava nel palermitano, mi sembra che si chiami ditta Alfano, se non ricordo male. Operava lì, siccome a Brancaccio c'è un deposito dove puliscono i vagoni, e poi tra l'altro mezza stazione di Palermo appartiene al territorio di Brancaccio, invece l'altra mezza stazione appartiene al territorio di Santa Maria del Gesù. Quindi siccome il deposito ricadeva lì a Brancaccio, noi avevamo come diritto tutte le assunzioni che venivano fatte in quel posto, ma siccome là Brancaccio era pieno, quindi allora c'era questa possibilità che venivano assunti dalla ditta Alfano, però li portavano in altre sedi, ad esempio il Costantino, so che lavorava lì a Messina, un paesino lì vicino a Messina. Quindi a Messina svolgeva l'attività, la stessa attività di pulizia vagoni che doveva svolgere, sì, perché a Palermo, ma a Palermo non c'era posto per lui. Sì, se era la stessa ditta Alfano, un po' che svolgeva tutti i lavori, aveva l'appalto per quelli che siano la pulizia dei treni, quello che era il territorio siciliano. Ora le chiedo, quando lei, diciamo, in quel periodo di vuoto lo ha definito, no? Cioè i Graviano arrestati, ancora Nino Mangano probabilmente non aveva un ruolo formale, diciamo, stiamo parlando di quell'interregno, no? Che penso non sia durato moltissimo, ma che certamente c'è stato. Diventa il referente, o comunque diventa il terminale di una serie di richieste, come nel caso di Taormina. Viene, come devo dire, sollecitato solo in relazione a soggetti che fanno parte della famiglia di Brancaccio o anche in relazione a situazioni estranee a Cosa Nostra di Brancaccio? Ma sicuramente ci sono stati altri episodi che adesso non nessuno mi viene in mente. Questo di Taormina però lei lo ricorda? Sì, esatto. Senta Spatuzza, lei è in grado di dirmi se Taormina Costantino conosca Fabio Tranchina? Credo di sì, perché il Costantino era intimo amico di Giovanni Asciutto. E quindi siccome erano sempre assieme, Io non ho partecipato mai a vederla tutte e due o tre assieme, però essendo molto legato con Giovanni Asciutto sicuramente, perché so che si facevano delle uscite e anche a volte a giocare a carte tutte assieme. Quindi Giovanni Asciutto era amico di Fabio Tranchina? Esatto, sì. E lo stesso Giovanni Asciutto era amico pure di Taormina Costantino? Prego.
Giovanni Asciutto, no amico, diciamo che per quello che rappresentava lavoravano tutti e due assieme nel cantiere di Lupo Cesare, sia il Giovanni Asciutto e il Fabio Tranchina. Il Costantino era amico, molto amico di Giovanni Asciutto, non posso dire anche se non ho la certezza, ma sono convinto che sia anche amico di Tranchina, il Costantino. Senta, solo in un'occasione lei venne, diciamo, sollecitato a dare denaro a Taormina, quindi solo in quell'occasione che ci ha raccontato finora? Sì, no, non è la prima circostanza, però poi sono venuti di nuovo alla carica, ma più di una volta, ma siccome non era una questione mia, anche perché io ero in possibilità di poter dare soldi a Taormina, ma gli dissi di andarsi a cercare a chi di dovere, nel senso colui che si è prestato a questa cosa, e coinvolgerlo in questa storia del telefonino. Quindi in più occasioni, lei dice. Sì. Quando vennero da lei in quelle varie occasioni, lei aveva già interrotto il suo rapporto con la sua ex moglie, ancora no? No, quando mai, purtroppo... questa avvenne dopo la mia collaborazione. Quindi ancora, diciamo, c'era il rapporto in essere. Venne sempre la stessa, esatto. Venne sempre la stessa persona a chiederle denaro a favore di Taormina o no? Ma non ricordo adesso se ci sono state, però che sia stato più di un episodio, questo lo ricordo. Se sono di volta in volta si sono attenuate interlocutori, questo adesso non lo ricordo. Non se lo ricorda. Senta, per quanto tempo Taormina Costantino, se lei lo sa ovviamente, lavorò a Messina alla pulizia dei treni? Ma poco, perché un po' si sollecitava, anche perché questo è il barbiere Franco Viscuso, lavorava in questo deposito di Brancaccio, quindi sollecitava un po' la famiglia Graviano per un imminente trasferimento lì a Palermo, cosa che poi avvenne effettivamente. Mi ripete il nome della ditta per cui lavorava Taormina? La ditta era Ex Basile, una cosa del genere, che poi è subentrata questa ditta Alfano. Che aveva un appalto quindi anche presso la stazione di Palermo, lei ha detto. Sì, la stazione di Palermo più il deposito, quello che è proprio a Brancaccio. Tra l'altro siamo andati più di una volta con Giuseppe Battaglia, che questi avevano un ufficio a Bagheria, la famiglia Alfano. Senta, Spatuzza, lei vive la stagione successiva all'arresto di Rina? Sì. Qual è il ruolo di Leoluca Bagarella dopo l'arresto di Rina? Ma diciamo che per quello che ho avuto modo di vedere a Bagarella, un rapporto più diretto, nel senso quello che sia una conoscenza, l'ho avuto quando abbiamo commesso degli omicidi assieme. In quali anni? Parliamo 94-95. Lei ha conoscenza della presenza di Luca Bagarella in quelle località di cui abbiamo parlato la volta scorsa, quindi in quei villaggi nei pressi di Cefalù? Sì, Bonfornello è l'ubicazione. Sì, certo. Sì, tant'è che poi continuano a gestire la latitanza, ad esempio il Tullio Cannella e il Tone Calvaroso, persone che gestivano quel villaggio. Calvaruso e Cannella, in relazione a Bagarella,
chi erano, che ruolo avevano? Avevano lo stesso ruolo, intanto? Ma guardi, per quello che era in guerra, i fratelli Graviano erano in guerra spietato con questo Tullio Cannella, perché a loro dire gli doveva una bacca di soldi per la storia di Campo Felice, diciamo, del villaggio. Io francamente nemmeno gli avrei affidato nemmeno una bicicletta a Tullio Cannella, ma siccome loro gli facevano gli affari, ci stava bene. Però avevo un debito grosso con la famiglia Graviano, e sono convinto di questo, ne eravamo tutti convinti, che fin quando il Tullio Cannella non si dasse il conto con la famiglia Graviano, diciamo che per lui era una garanzia, perché sono convinto, eravamo convinti, nel momento in cui Cannella si dava il conto con la famiglia Graviano, l'avremmo levato, l'avremmo ucciso. Dopo l'arresto di Graviano gli è stata affidata, praticamente li andò a cercare direttamente lui, per quello che so io, Luca Pagarella, per farsi gestire la latitanza. Quindi io li ho conosciuti prima, sia a Tone Calvaruso e a Tullio Cannella, e poi li ho ritrovati con la gestione di Mangano e di Pagarella direttamente. Ho capito. Tra cui sono stati coinvolti anche il Calvaruso in un duplice omicidio, mi sembra. Quindi lei sta dicendo che c'è una prima fase dei rapporti Cannella-Graviano in cui fanno affari insieme? Sì, esatto. Poi questi affari, diciamo, tra alti e bassi non vanno come devono andare, e quindi si apre una fase in cui i rapporti si rovinano. Si declinano praticamente, però diciamo che continuava a gestire quel villaggio, quindi diciamo gli era debitore, però nello stesso tempo lo tenevano caro. Ho capito. Poi all'arresto di loro, dei fratelli Graviano, diciamo che viene avvicinato da Bagarella, tant'è che poi li troviamo lì in una situazione di un duplice omicidio, cosa che era impensabile nella gestione Graviano. Senta, lei, ho capito che diciamo non ha una grande considerazione di Cannella, no? Mi pare che questo, anche se lei non è stato troppo esplicito, sia emerso. Mi può spiegare perché? No, non gli parlo di carattere personale, stiamo parlando di crimine. Fin quando tu ti fai il costruttore, ti fai tutto quello che vuoi, so che non puoi portare più di 50 kg, non ti carico più nelle spalle più di 50 kg, e quindi la massima fiducia. Ma quanto riguarda il crimine, mi sembravano inaccostabile sia il Calvaruso, senza offesa nella personalità, perché non entro in merito, perché però quanto riguarda la gestione di Cosa Nostra o fare partecipare a tutte e due, o prima uno e poi l'altro in un duplice omicidio o in un omicidio, mi sembrava la cosa molto inazzardata e molto fuori luogo. Ho capito, quindi le azioni criminose, lei dice, non erano il loro forte, questo sta intendendo? Facevano affari. Sì, della sostanza è questo. È sì. Questo, quindi facevano affari all'interno di Cosa Nostra, avevano altri ruoli, ma certo, dice, affidargli un omicidio non era proprio il massimo. No, tutto il massimo, ma mi è sembrato, tant'è che inizia una collaborazione, anche se hanno fallito, nel senso benigno parlando, perché non è un fallimento fare il collaboratore della giustizia, ma è anche una grazia questa, non è certo un fallimento. Però diciamo che per quello che si sono resi inaffidabili per quello che siano il crimine, però per altri aspetti nemmeno entro in merito. Certo, certamente lei lo ha già detto, stiamo parlando di due collaboratori di giustizia, quindi sia Calvaruso che Cannella. Senta, sì, che Cannella avesse, diciamo, avuto una stagione in cui si era accostato a dei temi politici anche di natura separatista, lei lo sa? Sì, mi ricordo un episodio
Sono stato invitato, questa nell'epoca che ancora i fratelli Graviano erano fuori, mi sembra, sì, perché mi avevano un po' sollecitato se potevo portare un bel po' di persone a quello che era un incontro di un movimento che si stava un po' costruendo, un evento che avvenne sicuramente per come era stato programmato all'hotel San Paolo, quello di proprietà per quello che si dice di Gianni Enna. Dove? L'hotel è in via Messina Marina, vicino Sant'Erasmo, no? È un grandissimo hotel dove tra l'altro pernottava la mamma, la famiglia di sangue Graviano. E che incontro era? Incontro di questa formazione politica, incontro che io non solo non ho partecipato, ma di come ero carico purtroppo di impegni criminosi, nemmeno, non solo non ho partecipato, ma non gli ho mandato nessuno, adesso ricordo, sì. E chi l'aveva invitata? No, invitato, mi è stato detto dei fratelli Graviano di raccogliere un bel po' di persone e portarli in questo incontro. Praticamente dovevamo riempire noi la sala, quello che sia. Dico, ma all'incontro chi partecipava? Cioè, i protagonisti di questo incontro, chi erano? No, so che erano dei soggetti. Una sorta di convegno, ritengo, no? C'era qualcuno che doveva parlare. Sì, c'erano dei politici, una cosa era riferimento alla politica, quindi c'era questo convegno qui in l'hotel San Paolo di cui dovevo non solo presenziare io, ma anche raccogliere un bel po' di persone per riempire questa sala. E perché lei collega, diciamo, la mia domanda a Cannella, a questo diciamo, incontro specifico? Cosa c'entrava Cannella? Non so se all'epoca si è parlato del Cannella, ma però lo collego anche a lui, questa storia di questo convegno, come lo possiamo chiamare. Ho capito. Senta, lei accennava poi ad una fase di Cannella, dello stesso Calvaruso, di soggetti legati a Bagarella. Ho capito bene? Esatto, sì, benissimo. Non ho però capito nel dettaglio se questa fase è successiva all'arresto di Graviano. Sì, avvenne che dopo l'arresto dei fratelli Graviano inizia questo rapporto, questi incontri con Bagarella, di cui ci sono tre incontri e ci sono degli omicidi in ogni incontro. Incontri suoi, intende lei? Prego? Incontri a cui partecipa lei? Sì, in cui avvengono degli omicidi, ad esempio il rapimento di Gian Matteo Sole, che poi purtroppo l'omicidio, il sequestro di quello che sia la faida di Villabate, con il sequestro di una persona e poi l'omicidio, quindi una serie di omicidi, e poi tra l'altro è un omicidio più diretto in quello che sia che vede coinvolti ad esempio il Tullio Cannella e il Calvaruso. Sto parlando di un sequestro, successivo omicidio di uno dei fratelli e poi l'omicidio nello stesso giorno dell'altro fratello. Adesso non mi vengono i cognomi di questi due fratelli. Il discorso nasce che questo soggetto, uno di questi due fratelli, un po' faceva delle minacce a una persona vicina a Tullio Cannella, voleva dei soldi, quindi lo minacciava addirittura. Questa lagnanza la SNO il Cannella a Bagarella
e Bagarella diede l'ordine di uccidere questo soggetto. Siamo nella cosa fase... che è stato... Mi perdoni, prego? Siamo nella fase, lei lo ha già detto, successiva all'arresto di Graviano, ma siamo nel siamo nel periodo di Nino Mangano, capomandamento, o di Gaspare Spatuzzi? Gestione Nino Mangano. Eh? Sì, gestione Nino Mangano. Gestione Nino Mangano, quindi prima della gestione diretta di Spatuzza. Prego? Prima che lei assumesse il ruolo di capomandamento, quindi tra l'arresto di Graviano, diciamo la fase Mangano. La cronologia è fratelli Graviano, Mangano e poi io. Benissimo, quindi siamo più o meno nel 94-95, mi pare di aver capito. Sì, esatto, no. Prima dell'arresto di Mangano e di Bagarella. Fino a quando invece i Graviano sono latitanti, lei rapporti diretti con Bagarella non ne ha? No, no, a parte quell'incontro che avvenne lì. Nel deposito della calce dove c'era, tra l'altro si chiamava lì signor Franco. Ci ricordi chi era presente a quell'incontro? Eravamo io, Matteo Messina Denaro, Giuseppe Graviano, il signor Franco, nel, così possiamo dire, Luca Bagarella, sì. Salvatore Benigno, sì. E adesso non ricordo altri. Il periodo esatto lo ricorda di questo incontro? Il periodo l'ho sempre collocato prima del rapimento del piccolo Giuseppe Di Matteo, purtroppo cosa che avvenne 93, novembre mi sembra del 93. Quindi lei ritiene di ricordare che fosse l'autunno del 93? Sì, esatto. Va bene. Successivamente poi a quella sua mancata partecipazione all'incontro politico di cui parlavamo prima, è a conoscenza di altre iniziative in linea con, diciamo, con quel progetto, con quei discorsi? La invitarono ad altri incontri? Sì, un'esperienza che mi vede a me coinvolto riguarda gli anni 87-88, sì, perché non ero ancora sposato, quindi penso 86-87, comunque quelli sono gli anni, all'epoca erano le elezioni politiche nazionali, di cui dietro incarico di Giuseppe Graviano mi dovevo mettere a disposizione di una persona che stava gestendo una situazione politica. E chi era questa persona? Bronte, non mi ricordo il nome, comunque Ciccio era quell'altro fratello, quindi non mi ricordo come si chiama il papà, questo Bronte, comunque una persona di brancaccio, quindi in tale circostanza il Graviano venne a dire di mettermi a disposizione di Enzo Bronte. E qual era questa questione politica da gestire? Ancora non so niente, però da questo incontro con Giuseppe Graviano mi dà delle indicazioni. Contatta Enzo Bronte, ti mette a disposizione completa di Enzo Bronte, non solo questo, perché si deve appoggiare un partito politico e cioè mi autorizza a priori che se ci sono delle campagne elettorali che vanno contro quello che siano i socialisti, mi autorizza direttamente a fare dei danneggiamenti, cosa che in due circostanze sono anche avvenute. Quindi ho contattato questo Enzo Bronte, gli dissi che mi ci mandava Giuseppe per tutto quello che riguardava il mio supporto. Per tale circostanza è stata aperta una sezione lì a Brancaccio di un
è stato messo anche un cartello tutto quello che riguardava il Partito Socialista, di cui ci sono stati dei convegni in questo magazzino. In uno di questi convegni all'epoca è venuto un certo Ciccio Di Martino, si chiamava. Quindi abbiamo fatto campagna elettorale in tal senso, di cui anche minacciando le persone di votare per i socialisti. Un po' si parlava del diavolo e l'acqua santa, perché Brancaccio come caratura era quella che sia la Democrazia Cristiana. Quindi andare a dire alle persone di Brancaccio di votare mezzi comunisti, diciamo che la cosa suscitava molto, ma molto perplesso. Io dicevo: si deve fare perché si deve fare. Per tale circostanza si andava un po' a comprare il voto, perché si andava nelle famiglie un po' disagiate a dividere lo zucchero, la pasta, l'olio. Infatti si preparavano tutti questi sacchetti dove consegnare alle famiglie per un po' accattivarcele. E questa è la stagione, diciamo, degli anni Ottanta. Sì, esatto. Poi si passa direttamente a quello che ci raccontava prima, cioè a Graviano che la invita a portare gente a questa iniziativa in cui era coinvolto Cannella, o c'è una stagione intermedia? No, le mie esperienze per quello che riguarda la sfera politica è quello degli anni 80, quello di quel convegno, questo all'Hotel San Paolo, e poi ci sono quei riferimenti fatti da Giuseppe Graviano sia a Campo Felice e poi sia al Paltone. Quindi a Berlusconi e Dell'Utri. Sì, esatto. Senta, cerchi di essere più preciso sul momento storico in cui Graviano le dice di questo incontro da svolgere nell'albergo che ha indicato. L'incontro è che io sono sposato. Le stragi continentali c'erano già state? No, non solo non c'erano state, ma nemmeno erano ancora. Per quello che sia la mia conoscenza, anche, che mi vede coinvolto purtroppo dalla prima strage fino all'ultima, non molto prima di non tanto molto prima, però prima di tutto quello che prima che si aprisse tutto quello che riguardava la questione stragista. Ma Falcone e Borsellino erano stati uccisi? No, quindi anche prima del 92. Sì. C'è questo invito di Graviano di portare gente, è di quello che stiamo parlando. Sì, perché io stiamo parlando che io faccio un po' il riferimento di quando ero sposato e quando non lo ero, quindi ero già sposato, quindi credo sicuramente sì, molto prima di Capaci e di Via D'Amelio. Senta, ma il movimento, lei ha mai sentito parlare del movimento politico Sicilia Libera? Sì, ma qualche cosa sporadica, però poi nel tempo, però nessuno mai mi ha detto, adesso non ricordo se l'epoca sia Giuseppe oppure Filippo Graviano mi hanno dato indicazione di questo partito o quant'altro, il resto l'ho appreso poi strada facendo, però via direttamente non ne sono a conoscenza. Ho capito. Senta, una serie di ultime specificazioni. Torniamo all'incontro che lei ha con Graviano a Buonfornello. Le chiedo solo questo, non torni su quello che ci ha detto, diciamo, fornendoci grandi dettagli. Che cosa le disse esattamente Graviano in quell'occasione sui nuovi referenti politici? Quel contesto mi dice che e c'è in piedi una cosa che se ne va a buon fine. Innanzitutto lui fa la domanda se capivamo qualche cosa di politica, e sia io e lo negro, quindi discorso, stiamo facendo un discorso politico. Sì. Quando lui prosegue e dice che c'è in piedi una cosa che se va a buon fine ne avremo tutti dei benefici.
Perché fa la premessa? Perché vi fa la premessa, la domanda preliminare, se voi capite qualcosa di politica? Se non era un nesso, se il seguito non aveva, non avesse un nesso con la premessa, tutto poteva essere campato nell'aria. Invece se no, lui chiede a me, a Lonigro, se capivamo qualche cosa di politica. Io no, Lonigro meno di me. Quindi a quel punto lui impianta un discorso che lui qualche cosa la capisce e c'è in piedi una bella una situazione che se va a buon porto ne avremo tutti dei benefici. In quell'occasione, Spatuzza, in quell'occasione fa già dei nomi? No, non fa nessun nome. I nomi poi avvengono lì al Pardoni. Quindi non fa nomi propri di persona, fa riferimento a sigle politiche? No, nemmeno, dice solo se il riferimento è se noi capivamo qualche cosa di politica. E dopo questa... Se avremmo detto di sì, sicuramente, mi scusi, prego. Troppo io, se io avevo, qualcuno di noi avrebbe detto di sì, lui poi stava qualche discorso più politico. Quindi alla sua domanda, alla sua domanda, la domanda di Giuseppe Graviano, se voi capivate qualcosa di politica, lei e Lonigro rispondete di no. Mi pare di capire. Sì, esatto. Nonostante questo, Graviano dice alcune cose. Ma in una forma più sintetica, più visto sintetica. Che noi non eravamo... E dice, se va in porto questa cosa, ne avremo tutti grande beneficio. Esatto, a partire dai carcerati. L'unico dubbio che noi non abbiamo, per quello che lei dice, è che non stesse parlando di politica, cioè parlava di politica. Sì, perché sono convinto che se io capissi o capivo qualche cosa di politica, lui impostava un discorso più politico. Ma essendo che noi non eravamo preparati in materia, lui accantonò la questione riferimento politica e l'ha imposta ad esempio come criminalità, come la vogliamo chiamare. Va bene, un discorso misto, possiamo dire così? Che riguardava sì, esatto. La politica ma anche altri temi criminali. È corretto? Sì, correttissimo. Finito il riferimento, diciamo, a questo aspetto che noi stiamo definendo di tipo politico, come prosegue il discorso di Graviano quel giorno? Buonfornello stiamo parlando, sì, noi? Sì, Buonfornello, sì. Sì, Buonfornello lì si chiude la parentesi, quindi lì si butta la bozza di quello che sia un attentato contro dei carabinieri. Quindi come ci ha detto la volta scorsa? Sì, date l'indicazione che tutto ciò deve avvenire sul suolo di Roma e quindi ci affida questo progetto in fase esecutiva. Ho capito. Quindi non aggiunge altro, diciamo quello che lei ci ha spiegato è quello che è avvenuto quel giorno. Esatto. Poi il discorso, lei ce lo ha già detto, viene ripreso solo nel corso dell'incontro del Donei, non ci sono passaggi intermedi. No, niente. Va bene Spatuzza, la ringrazio, poi ovviamente le farò delle domande in sede di controesame. Va bene, grazie e buongiorno. No, aspettate un attimo. No, stavo salutando il dottore. E allora, è arrivato l'avvocato Ingroia, possiamo continuare con l'esame? Posso rimanere seduto? Presidente, sì. Allora, avvocato Ingroia per le difese dei familiari di Fava e Garofa. Signor Spatuzza, buongiorno. Buongiorno, dottor Ingroia. Buongiorno. Quindi io farò soltanto alcune domande di precisazione perché il pubblico ministero è stato già molto esauriente. Innanzitutto una prima domanda relativa alla genesi della sua collaborazione a evidenziare il percorso genuino, sincero, tutt'altro che facile, a costo sicuramente pesante per lei. Lei quando ha iniziato a collaborare si è autoaccusato di delitti di cui non era mai stato imputato? Sono autoaccusato di delitti e purtroppo delle stragi di cui
Io non solo non ero stato, cioè è strano a tutti questi fatti che poi mi sono autoaccusato. E lei si è autoaccusato di reati per i quali c'erano anche dei innocenti che erano stati condannati e che grazie a lei poi sono riviste i processi, le sentenze? Sì, diciamo che se possiamo dire l'input della collaborazione, diciamo la spinta per quello che sia, al di là di una questione morale, vorrei sottolineare sia l'aspetto morale sia l'aspetto poi che sia processuale, che innanzitutto di fare chiarezza di alcuni eventi molto ma molto significativi, e poi per scagionare a delle persone che si trovavano in carcere con le gassole da innocente. Si riferisce a quali fatti di sangue in particolare? Mi riferisco al discorso di quelli che erano stati condannati per la strage di via D'Amelio, Morana e altri soggetti come Morana. La strage Borsellino del 19 luglio del 92, esatto? Esatto, sì, esatto. Del quale lei si è autoaccusato? Sì, sì, sì. E c'erano state già le sentenze definitive e lei non era mai stato accusato di quella strage, giusto? No, non sono stato mai, non solo accusato, ma nemmeno mai sentito in merito a queste, anche perché sa, non nemmeno avrei mai collaborato negli anni prima della decisione poi totale. Ok. Senta, volevo farle poi alcune domande specifiche su temi già affrontati dal pubblico ministero, su alcuni soggetti appartenenti a Cosa Nostra. Lei ha detto prima, ha parlato prima del dottore Pennino, Gioacchino Pennino. Quindi il dottore Pennino, lei cosa sa? Sa che intanto era mafioso, uomo d'onore, appartenente a Cosa Nostra? Sì, diciamo che era una persona riconducibile alla famiglia Graviano, di quello che me ne parlava a me, perché in quel periodo, stiamo parlando 87, 88, 89, si era creata una bellissima amicizia con Iano Lombardo, Sebastiano Lombardo, che era in buonissimi rapporti con il Pennino. Sì. E quindi tutto quello che io apprendevo attraverso il Sebastiano Lombardo, tant'è che quando si è presentato un problema con il Pennino, ritornando al discorso della questione di uomo d'onore, no, non potevo io contattare il Pennino perché in quanto tale non lo ero, quindi il mio problema l'ho esternato a Filippo Graviano, e Filippo Graviano mi ha detto vai a cercare il Lombardo Sebastiano. Okay. Il problema che poi nemmeno è stato risolto, però l'interlocutore tra me e Pennino è stato il Lombardo Sebastiano. Chiaro. Dopo lei ha detto di sapere che era massone, giusto? Sì, sì. E poi lei sa che il dottore Pennino ha fatto anche attività politica, che era un politico anche. Però non più di tanto non mi costa, perché non ho mai seguito, a parte quei passaggi in cui sono stato coinvolto, di quello che sia la politica. Sì, senta, ma visto che ci siamo, che il dottore Pennino comunque aveva tutte e tre queste qualifiche, lei... di questi temi relativamente alla massoneria, il ruolo della massoneria per fare da tramite tra mafia e fra Cosa Nostra e politica, ne ha mai parlato con qualcuno, con il Graviano, con altri? Sì, un riferimento quando fu che nel 94
ero latitante, parlando con Vittorio Totino, si parlava che c'era la possibilità di questo dottor Pennino, intimo amico nostro, che potevamo spianare la strada che lui aveva iniziato lì in questi paesi, nella Croazia mi sembra, quindi di trascorrere un po' la latitanza lì in Croazia. E in tale occasione mi sembra che in quella circostanza mi venne a dire che perché affidare la nostra latitanza nelle mani di una persona, io lo conoscevo, però perché potesse essere un nemico, quindi a quel punto era una persona più che affidabile. In tale circostanza mi venne a dire che era anche una persona inserita nella massoneria. Sì, senta. Per quanto riguarda Mariano Agate, lei ha già riferito, lei sa comunque, Mariano Agate era un uomo di una certa età, di un'altra generazione, lei sa di che schieramento faceva parte, soprattutto quando c'erano due schieramenti contrapposti dentro Cosa Nostra? Era corleonese o era contro i corleonesi? No, era per quello che era, apparteneva alla nostra schiera, quello che sia, con Leonese, tra l'altro molto vicino a Mattia Messina Denaro, che per me, anche poi nel tempo, per me Matteo Messina Denaro era un graviano, quindi diciamo che la stessa cosa quando ci siamo incontrati in carcere, vedevo Mariano Agate come un papà, se così possiamo dire. Sì. Senta, veniamo ai due incontri più significativi della sua deposizione in questo processo, quindi quello di Buonfornello e quello di Bardone, già riferito anche qui ampiamente. Io volevo soltanto chiederle qualche ulteriore chiarimento. Lei vuole spiegare meglio perché a un certo punto lei nella scorsa udienza ha detto che Cosa Nostra era diventata una specie di organizzazione terroristica mafiosa. Vuole spiegare in che senso, che voleva dire? Nel senso che c'era una differenza rispetto a come si era sempre regolato e comportato nel passato, come lei l'aveva conosciuta durante la sua storia criminale? Sì, diciamo che dagli anni 80 fino a che riguarda la mia storia nel 92, quindi dagli anni 80 al 92, prima della stagione stragista, diciamo che eravamo per il popolo e con il popolo, nel senso che posso portare due episodi significativi. Dovevamo bruciare prima in un contesto e poi in un altro contesto delle macchine, questo posteggiava sempre la macchina sotto casa, quindi per tutelare le persone che abitavano lì vicino, noi abbiamo dovuto rompere lo specchietto, mettere la macchia in folla, buttarla in mezzo alla strada e dargli fuoco. La stessa cosa avvenne per un altro incendio a un'autovettura, per non danneggiare persone terze usavamo tutti quegli accorgimenti per salvaguardare quello che sia il nostro territorio, ma anche le persone che ci vivono. Quando noi iniziamo la stagione stragista, la cosa diventa molto, molto più complicata nel senso materialistico e di quello che sia morale soprattutto, perché quando tu vai a mettere 300-500 kg di esplosivo nella strada di Capaci, lì può passare mia sorella, mio cugino, mio nipote, mio figlio, quindi se andiamo qualche cosa diciamo che era una forma di attentati indiscriminati nel mucchio, che non erano nella tradizione di Cosa Nostra, questo vuole dire. Sì, però diciamo tutto sommato ci stava, perché purtroppo il dottor Falcone rappresentava quello che rappresentava, quindi diciamo un nemico, diciamo tutto sommato ci può stare.
La stessa cosa via D'Amelio, anche se indiscutibile, però diciamo che dai, nemico, quella era l'unica circostanza e si agite. Il problema ancora più maggiore e più significativo diventa quando ci spostiamo noi in mezzo alla gente, andare a cercare proprio la gente per ucciderla, entriamo in un'altra ottica che io dico sempre che a noi non ci appartiene. E si riferisce all'attentato all'Olimpico, ai carabinieri in mezzo alla folla, diciamo, giusto? Sì, no, poi tutto prosegue per via Fauro, Firenze, Roma, Milano, e poi sì, soprattutto quello dello Stadio Olimpico e la ciliegina, e grazie a Dio che non andò a buon fine. Però quello rappresentava qualcosa di veramente di mostruoso, pur nulla togliendo a tutto il resto che ci portavamo dietro. Senta, tornando ai carabinieri, e per quello che è la sua conoscenza ed esperienza dentro Cosa Nostra, era mai successo di individuare come obiettivo appartenenti alle forze dell'ordine solo per l'uniforme che portavano e non perché costituivano degli nemici come individui, seppur appartenenti allo Stato? Non so se è chiara la mia domanda. Sì, chiarissima. No, no, nel senso di attaccare ad esempio il carabiniere, tant'è che posso raccontare un episodio se mi è consentito. Ad esempio alle Torri, no, in via del Fante, si stava programmando lì un attentato e siccome si parlava di un carabiniere, ma speriamo che ci sia pure lui, così ce lo portiamo dietro. Però non era tanto alla persona del carabiniere, un capitano, adesso non ricordo quello che sia, però era cioè il nemico, quello che era lo Stato, nello specifico. Sì, appunto, io sto dicendo, in quella stagione, per la prima volta, perché lei sappia, si sono pensati attentati e omicidi nei quali l'obiettivo diventavano dei carabinieri per l'uniforme che portavano, non per le indagini che facevano. Sì, sì, esatto. Esatto. Sì, sì, infatti le indicazioni del progetto sono carabinieri, non sono né lo Stato e nemmeno altre forze di polizia. Così disse Graviano, giusto? Sì, esatto. Senta, io vorrei capire una espressione che lei ha attribuito appunto a Graviano nel corso di questo incontro. Parliamo dell'incontro in Sicilia. Chi si deve muovere, così si dà una smossa. Ora vuole capire e vuole spiegarci meglio, cioè la frase è: c'era quindi un qualcuno che si doveva muovere e che Graviano, con quella attentato eclatante, voleva che si desse una smossa. Sì, esatto. Lei come l'ha capito? Diciamo che cosa ha capito da questa espressione? Diciamo la sintesi, la sostanza di quelle poche parole è questa, cioè la finalità dell'attentato era di spingere a qualcuno che si doveva muovere. Esatto. Questa era la finalità. Quindi non era quello di mettere paura da un'altra parte, mettere paura al nemico, mettere paura all'avversario, ma era quello di convincere un amico, diciamo così, con chi si stava parlando, a fare qualche cosa. Esatto. Sì, sollecitare, se la parola era una sollecitazione, si deve muovere, si dà una smossa, quindi è un po' fare terra bruciata, un po' fare terra bruciata al soggetto, ai soggetti che avevano preso degli impegni o che stavano portando avanti delle cose, ma un po' si erano sonnecchiati. Perché così chi si doveva muovere, così muovendosi, avrebbe portato a buon fine quella situazione da cui avreste ricavato i benefici, giusto? Ho capito bene? Esatto, sì, esatto, preciso.
Senta, andiamo a Roma, al Bardone. Lei innanzitutto a Roma Graviano l'aveva incontrato mai? No, mai. E al Bardone c'era stato mai? No, nemmeno conoscevo. E lei ha saputo mai da Graviano, da terzi vicini a Graviano, che Graviano avesse la consuetudine di andare a Roma o stare in via Veneto, perché poi il Bardone è in via Veneto? No, so che si muoveva, perché ci sono delle circostanze quando si cercava Giuseppe è fuori, o Filippo è fuori, quindi so che si allontanavano, però non so se andavano a Roma, a Milano o a qualche altra posto fuori l'Italia. Mm-hmm. Fuori la Sicilia. Senta, perché se ho capito bene, lei ha questo appuntamento al Bardone, poi vi siete allontanati insieme con la macchina, siete andati fuori, siete andati a Torvaianica, e poi lei lo ha ricompagnato di nuovo al Bardone, esatto? Sì, esatto. Quindi in quel momento la zona dove gravitava Graviano, almeno in quel giorno, perché poi se quel giorno è a ridosso del 22-23 gennaio, qualche giorno dopo lui si spostò a Milano, se venne arrestato a Milano il 26, visto che venne arrestato il 27, dicevo quel giorno lui stava a Roma. Lei non si è dato spiegazione, ma la mia domanda è, lei ha saputo o c'è stato qualche cenno, qualche circostanza, qualcosa da cui abbia potuto desumere, ed esempio, una domanda io faccio, vediamo se lo sa, se Graviano stava lì perché aveva incontrato o doveva incontrare altre persone che stavano in quella zona? No, di incontri e questo non è una conoscenza, però posso dire che noi siamo lì a Roma pronti per la fase esecutiva. No, sì, questo lo so. La mia domanda era non perché eravate voi, ma perché c'era Graviano e perché proprio nella zona del Bardone. No, questo non so, che quando sono state date delle indicazioni giù in Sicilia, mi è stato detto che l'incontro era a Bardone, non so. Cioè, quando lei lo ha riaccompagnato, Graviano non l'ha detto niente, riaccompagnami lì al Bardone perché devo incontrare le altre persone, ad esempio, o cose del genere? No, mi ha soltanto detto che lo lasciassi lì nel posto dove che io l'avevo prelevato. Okay. A Bardone, lì in via Veneto. Senta, e Graviano, durante questo incontro al Bardone, lei ha detto era felice. Ha usato questa espressione perché aveva chiuso tutto e ottenuto tutto quello che cercavamo. Esatto? Esatto, sì. Esatto. Oh, questa felicità, anche qua torno a fare la domanda, era forse frutto di cose recenti? Cioè aveva avuto questa notizia da poco, era una cosa, le sembrava che aveva delle news, diciamo così, delle novità che le stava comunicando? Ma sicuro sono stato il primo ad avere questa notizia, anche perché io, guardi, vedete, io ero lì soltanto per prelevarlo, tra l'altro lui è latitante, quindi ci esponiamo, è una situazione un po' pericolosa, non solo so stare lì con delle macchine in doppia fila, ma quindi sono convinto che sono stato forse il primo in cui lui intendeva esternare questa gioia, che mi ha fatto una confidenza che spero un po' per spiegare la situazione, che fosse una notizia fresca, visto che lei era andato lì solo per prelevarlo, invece lui la invitò a entrare dentro il bar per scambiare e per raccontarle questa cosa praticamente. Sì, perché diciamo la prassi è quella: quando deve prelevare un latitante, deve arrivare tu innanzitutto pochi minuti prima, in modo in cui tu lo agganci, lo carichi e lo porti via. È fuori logica che tu ti fermi nel posto dove già c'è stato un incontro programmato e sono stato più di tanto, però è stato lui
a indirizzarmi, andare verso lui e poi successivamente entrare nel bar. Dopodiché, quando è entrato nel bar, le dice questo, appunto, che avete chiuso, che aveva chiuso tutto, ottenuto quello che cercavamo. Questo l'avevate ottenuto tramite quelle due persone che lei ha già indicato alla scorsa udienza, Berlusconi e Dell'Utri, e Graviano si spinse sino a dire: abbiamo il paese nelle mani. Il paese nelle mani, sì, sì. E come si collegava col paese nelle mani l'attentato, quindi bisognava fare all'Olimpico? Ti ha detto il colpo di grazia. In che senso? Per quello che per quello che lui sostiene, che a tal punto che tutto avevamo chiuso, ci avevamo messo il paese nelle mani, a quel punto io sollecito tutto, andiamo a cercare a contorno, che finiamo questa storia di contorno. Quindi lui mi dà una mi dice che contorno non lo possiamo fare in virtù dell'esplosivo, e poi aggiungendo che con quello gli dobbiamo dare il colpo di grazia. Colpo di grazia è riferito ai carabinieri? Sì, sì. L'attentato da fare i carabinieri? Sì, quello deve andare avanti. Ed è nello stesso contesto che le dice che anche perché i calabresi si erano mossi? No, no, questo sono convinto, ne sono molto certo, che siccome per strada faccio io, vado alla carica, Giuseppe, con contorno, sì. Sì, Giuseppe, chiudiamo, abbiamo chiuso, perché non facciamo, siamo tutti qua, abbiamo tutto, e per contesto lui mi riferisce che i calabresi si erano mossi, quindi l'attentato all'Olimpico, allo stadio, si deve fare. Effettivamente io adesso non ricordo se il giorno prima o l'indomani avevo appreso della notizia di omicidi di due carabinieri, cosa che avvenne in Calabria. E usa di nuovo il termine del colpo di grazia durante il viaggio in macchina? Sì. Non ricordo. No, era per capire, l'attentato all'Olimpico costituiva il colpo di grazia anche rispetto al fatto che i calabresi si erano mossi? Sì, perché che cosa avviene? Vorrei dire che la conversazione in macchina prosegue, quello, anche se già nel bar lo aveva sentenziato che l'attentato all'osso contro i carabinieri si deve fare. Quindi quando io rincaro la dose strada facendo, lui mi motivi il discorso dell'esplosivo, ma anche perché i calabresi si erano mossi. Tant'è che io collego i carabinieri con, perché noi eravamo lì per i carabinieri, i calabresi si erano mossi per i carabinieri, quindi collego, faccio il collegamento tra una e l'altra storia. Senta, un'altra domanda che potrebbe anche essere l'ultima, perché ho davvero poche precisazioni da fare. Lei a un certo punto nella sua esame di ieri, della volta scorsa, venerdì scorso, ha fatto riferimento a un altro colloquio con Filippo Graviano, questo con Filippo Graviano, a proposito delle lamentele che c'erano un po', quello che lei ha definito il malessere carcerario che c'era un po' in giro sulla questione del 41 bis, che proveniva anche da detenuti calabresi oltre che campani, pugliesi eccetera, e lui le disse parlassero con i loro padri che gliela raccontano loro la storia. Volevo capire cioè cosa voleva dire. Voleva dire che un po' noi eravamo sotto l'occhio del ciclone, perché tutte noi, ritenevano nel senso noi, cosa nostra, dice lei. Cosa nostra, sì, esatto. Soprattutto chi era implicato di queste stragi, un po' queste sparlavano di noi, quindi ci ritenevano responsabili del cosiddetto 41 bis. Quindi non potendo io rispondere, altrimenti facevamo a botte tutte, a quel punto non si capiva più niente. Quindi diciamo che facevamo finta di non ascoltare.
Quando io ho estinato queste lagnanze di un po' di tutto quello che era il mondo penitenziario, sia da calabrese sia da napoletane, il Filippo Graviano effettivamente parlassero con il loro padre, che il loro padre gli raccontano tutta la storia. Come dire che non era soltanto Cosa Nostra il responsabile di quella stagione, ma c'erano anche i loro padri dell''Ndrangheta, diciamo. Esatto, anche perché bisogna sempre sottolineare la questione napoletana, perché non è una questione sporadica. Dell'esplosivo, già che noi avevamo trasferito lì in Campania, lo specifico a Napoli. Sì. Va bene, grazie signor Spatuzzo. Non ho altre domande, Presidente. Grazie, buongiorno. Va bene, grazie. E allora a questo punto parte civile e lei avvocato... Signor Spatuzza, l'avvocato di parte civile, l'altro difensore. Sì, avvocato Basile per Vicari Teresa e Fava Anna Maria. Signor Spatuzza, lei ha detto che il Graviano le disse che l'uccisione di Contorno non poteva essere portata a compimento perché non si poteva utilizzare lo stesso esplosivo da utilizzare nelle stragi. Ma può dirci quale spiegazione ha dato a questa tesi, cioè quasi a questa necessità di tenere separate le stragi da usuali attentati di mafia? Buongiorno, avvocato. Buongiorno. No, il discorso è che siccome io avevo seguito tutta la fase delle stragi, iniziando da Capaci a quello che sia il fallito dell'Olimpico, quindi io sono a conoscenza che per tutte le stragi è stato utilizzato lo stesso esplosivo. Quindi quando lui mi dice che sta parlando con uno che è a conoscenza che abbiamo utilizzato tutto l'esplosivo in tutte le stragi, quando lui mi dice che il Contorno lo dobbiamo fare con un altro esplosivo, cosa vedete che poi avvenne effettivamente? Il fallito attentato a Totuccio Contorno è stato fatto con dello esplosivo diverso di quello che noi avevamo utilizzato, perché a quel punto noi avremmo dato la conferma che Cosa Nostra era responsabile di tutte le stragi. Non so se sono stato chiaro. Cioè voi avevate quasi la necessità di dire c'è la firma su determinate stragi da non confondere con altri attentati? Sì, perché se noi colpivamo Totuccio Contorno, si sa, è ben chiaro sotto gli occhi di tutti chi sono i mandanti o non tanto gli esecutori, però da dove è uscita fuori la situazione, cioè nemico storico di Cosa Nostra, collaboratore di giustizia, quindi riferimento uccido, Cosa Nostra uccide Contorno. Quindi se colleghiamo Contorno a tutte le stragi, là, un po' diamo quella firma che Cosa Nostra ha fatto tutte le stragi. Senta, signor Graviano, ma al di là dell'episodio che ha raccontato compiutamente a quest'udienza della precedente, cioè sul fatto che la preparazione dell'attentato dell'Olimpico seguiva temporalmente l'uccisione dei carabinieri Fava e Garofalo, ma dico, la consapevolezza che quell'attentato all'Olimpico rientrava nella stessa trama stragista, al di là di quell'episodio, ce l'ha avuta quando ci ha avuto piena consapevolezza che il regista di quelle stragi, cioè la trama di queste stragi era analoga? Sento il discorso che se lui mi dice sai in Calabria hanno ucciso due carabinieri, e allora diciamo è un discorso scollegato. Ma quando lui mi dice a me che i calabresi si sono mosse, significa che congiuntamente stiamo operando tutti per lo stesso fine. Non so se sono stato chiaro. Sì, è stato chiarissimo. Grazie. Altre domande, Presidente? Grazie a lei. Va bene, allora a questo punto anche i difensori dell'imputato Filippone chiedono che venga differito il controesame.
Spatuzza, mi sente? Sono sempre il dottore Lombardo. Sì, buongiorno, dottor Lombardo. Buongiorno. Io vorrei approfondire un paio di temi che lei ha introdotto già nel corso della precedente udienza.